bambini! Oggi vogliamo portarvi nel fantastico mondo Pinipon! Abbiamo un sacco di sorprese! Non è vero, Shelly? Certo che sì, Lisa! Guardate quante! Wow! Abbiamo la super speciale casa delle stelle delle Pinipon! Dai 4 anni in su, guardate che bello! Una cosa fantastica! Abbiamo questo! Wow! Guardate! Ci sono le altalene! Anzi no, questa è proprio una giostrina per gli unicorni! Questa è l'altalena per le Pinipon! Gli arcobaleni sopra, fantastico. Poi dopo abbiamo, guardate, abbiamo un sacco di oggettini. Abbiamo il tavolo, l'unicornino, una fatina veramente simpatica. Abbiamo il letto che si illumina. Wow! Abbiamo veramente tantissime, ma tantissime cose. Poi qui cosa abbiamo, bambini? Abbiamo il super negozio delle caramelle Pinipon, sempre della famosa e sempre dei 4 anni in su. Guardate! C'è la bambina che manda il gelato. Poi c'è lei, guardate quante caramelle ha. Poi c'è proprio il distributore. Wow! Un pacchetto di popcorn costa 3 soldini. Le abbiamo? Penso di sì. E qui c'è anche la macchina per fare il gelato. Non ci credo, bambini. Potremmo aprire uno di questi due giocattoli. Però prima abbiamo pensato di organizzare una grandissima festa e invitare proprio le nostre amiche Pinipon. E alla fine della festa, la persona che sarà vestita meglio e che ballerà di più, che sarà la più simpatica, potrà decidere quale gioco aprire. Che dite? Facciamo questa festa tutti insieme? Sì, secondo me è un'idea grandiosa. Dovremmo proprio fare questa festa. Invitiamo tutti. Allora, chi invitiamo per primo? Non lo so. Allora, io invito le mie amiche e tu invita le tue amiche. Che dici? Ci sto. Inizio io. Ma perché deve iniziare lei, bambini? Va bene, io vado dagli altri miei amici. Eccoci qua. Io voglio invitare loro e i miei amici. Ciao, Buffetta. Ciao, Eric. Volevo invitarvi ad una festa. Ciao, Shelly. Sembra veramente interessante. Di che festa si tratta? Visto che si avvicina Halloween, pensavo di fare una festa in maschera. Che dite? Penso che sia già passato da un po', però è una cosa carina. Sì, potremmo farlo. Dove la vorresti fare la festa? In realtà ancora non lo so. Pensavo di farla a casa mia. Ma che dici, invece se la facessimo qua dentro alla scuola? È veramente enorme. Poi, se invitiamo tutti i nostri amici, nessuno dispiacerà. Sì, io penso che saranno tutti d'accordo. Hai avuto un'ottima idea, Gufetta. Grazie mille, Eric. Sì, sarebbe stupendo! Quindi devo solo rimediare le decorazioni. Ci pensate voi di invitare tutti gli altri? Io penso alle decorazioni. Certo che sì, conta pure su di noi. Esattamente, siamo a tua completa disposizione. Benissimo, e allora addobberò tutta la sala. Ci vediamo qua più tardi, ci vediamo per le 7, va bene? D'accordo, a dopo. Shelly, ho una buonissima notizia. Ne ho una anch'io, inizia tu. Io ho convinto tutti i nostri amici a partecipare alla festa. Che brava. Sì, io ho detto dei premi che ci saranno. E quali premi? I premi principali sono che potranno scegliere il gioco. Ops. Io ho detto che avremmo avuto dei regalini per tutti quanti. Oh no, ora dobbiamo rimediare anche dei regalini per tutti quanti. Ma non era una buona idea? Sì, però prima dovevi chiedermelo, Lisa. E qual è la tua buona idea? La mia buona notizia, che non è tanto un'idea, però sì, è che faremo una festa qua, nella scuola Pinipon. Guardate, bambini, siete curiosi di vedere com'è dentro? La dobbiamo anche allestire. Però è veramente bellissima, già da fuori. Che dite, entriamo che ve la faccio vedere? Sì, poi volete venire alla festa anche voi? Dai, ci fa un sacco piacere. Ah, e poi sarà a tema. Ma io non ho niente da mettere. Vedremo come fare. Tanto entriamo qua dentro nella scuola. Guardate! Anche la sala è bellissima, ma c'è un caos. Dovremmo rimettere a posto e poi possiamo organizzare la festa. Che dite, ci aiutate? Lisa, mi dai una mano? Io veramente preferivo occuparmi degli inviti. Va bene, però in due ci mettiamo di meno. Ah, d'accordo, mettiamo a posto. Bravissime, cominciamo da sotto. No, da sopra. E iniziamo da sopra. Questa dovrebbe essere una classe. Ora prendiamo tutte queste cose e le mettiamo a posto. Questi sono gli armadietti, vedete? Sono al contrario. Gli armadietti li sistemiamo bene. Uno e due. Vedete? Li sistemiamo bene. Questa quindi cos'è? La palestra? È la palestra? A me sembra proprio di sì. Questa la lasciamo così. Anzi no, questa è un'aula. Ho sbagliato, bambini. Questa è un'aula. Qua ci mettiamo i banchi. Si aprono, guardate che carini. Li mettiamo qua. Questa qua. E la sala. Dove vanno gli armadietti? Vedete? Li mettiamo qua. Davanti, viene che è bagnato, eh? Attenzione quando passate. Cosa c'è dentro gli armadietti? I zaini. Le borse, i zaini. Mettiamo tutto qua. Perfetto, poi il distributore delle merendine. Lo possiamo mettere qui? No, però quella è la... mi sembra un po' l'aula di arte. No, a me sembra più un corridoio. Secondo me si può mettere là. Proviamo se ci sta. Guardate, qua ci mettiamo le merendine e quello che voglio mettere. No, vedi che non ci sta, lo lasciamo di qua. Poi, guardate che bella qua. C'è la lavagna. E si gira anche. Wow. Ah, qua c'è veramente un disastro, bambini. Vediamo come verrà una volta sistemato. Ma mettiamo uno specchio perché ci serve. Vedete? Questo è il lavandino. Il lavandino lo possiamo mettere di qua. Ecco qua, guardate come abbiamo sistemato tutto. No, questo non ci serve per durante la festa, lo mettiamo qua. Il tavolo ci può servire, questo di qua. E voilà. Quindi abbiamo un tavolo per metterci dopo i dolci. Un manichino per appoggiarci gli abiti. Poi abbiamo un lavandino se ci si sporca le mani. Un distributore di dolciumi o di bibite. Qui sopra ci sono i bagni. E qua niente, non entriamo perché è una sala.
è una sala appunto per studiare, quindi non ci entriamo. Trasformiamo tutta questa in una sala da ballo. Che dite, ci aiutate? Manca qualche addobbo. Io sono un po' stanca a dire il vero. Facciamolo nel prossimo episodio. Quindi bambini, continuate a seguirci. Alla prossima. Ciao ciao. E non mancate la nostra festa di Halloween. Bacione. Ciao bambini e grazie di tutto.